Martire. In preparazione alla preghiera dirò qualche cosa . Il buon Dio ci ha creati sani, non ci ha creati malati, e che un bel giorno ci siamo trovati malati. È avvenuto qualche cosa in noi che ha turbato il nostro equilibrio e ha bloccato in alcuni momenti della nostra crescita, ha bloccato lo sviluppo o ha legato il nostro piccolo essere a legami, a ricordi, a complessi, a ferite che hanno fatto gemere dentro di noi quel bambino che abbiamo in ciascuno di noi, il quale si è rifiutato di crescere ed è rimasto bloccato, perché ognuno di noi ha un bambino dentro, ha una bambina dentro che soffre. E questa bambina, questo bambino che il Signore questa sera vuole raggiungere. Succede, fratelli e sorelle, a tanti di noi che in un momento ci sentiamo scontrosi, angosciati, paurosi, in difficoltà di relazione con quelli che ci stanno attorno, ci sentiamo disorientati, il cuore freddo, la mente piena di ricordi. E succede che dopo un incontro di preghiera, dopo una bella confessione scaricante, dopo un viaggio anche, tutto questo malessere così se ne va e noi riacquistiamo la gioia di prima, la quiete di prima, salvo sempre in un periodo successivo ad avere questi malesseri dentro di noi, piaghe non completamente guarite, ferite non rimarginate, ricordi che si riaffacciano, complessi che risorgono, piccole paure, angosce, e poi di nuovo un certo benessere che ci fa dimenticare questo stato di cose e che noi siamo malati. Il bambino dentro di noi è leggermente malato. Ma può succedere che ad alcuni queste paure, queste angosce, non cessano mai. Ci sono alcune persone che sono soggetti a complessi di colpa continuamente, a complessi di inferiorità, a paure. A paure irragionevole, forme di psicosi iniziali che turbano, nevrosi,
E allora queste persone sono in uno stato più grave, perché il mondo interiore è malato. Qui entriamo nel mondo dell'inconscio, del subconscio, dove abbiamo tante ferite, ferite alla memoria, ricordi penosi, feriti al cuore, conflitti non risolti tra l'essere in cui ci troviamo e il dover essere, tra l'ideale che ci prefiggiamo e il reale, l'ideale che vorremmo raggiungere, ma il reale diverso a cui siamo legati. Tendenze alle volte cattive, tendenza all'isolamento, alla fuga, che rende difficile il nostro vivere. I psicologi, i psichiatri, dicono che all'origine di tutti questi mali interiori, che sono come un sottobosco da cui emergono le cime, ma sotto ci sono delle liane che si muovono, oppure come punte di iceberg che emergono dal mare, ma sotto c'è la massa dura di ghiaccio. I psicologi dicono che all'inizio, all'origine, c'è stata sempre una mancanza di amore, una carenza di affetto. È generalmente vero. Ma a questo bisogna aggiungere elementi ereditari, elementi ambientali, padre, madre, che hanno trasmesso qualche cosa, i figli, traumi subiti dal papà, prima di concepire, trasmessi alla moglie, traumi dalla moglie madre, quando avvertita la gravidanza, paure durante la gravidanza. Questi sono degli engrammi cosiddetti, inscritti dentro di noi e che vengono celati e che poi si risvegliano al momento della nascita o anche nella prima puerizia. Basta una caduta in cui il bambino non è soccorso, basta un incontro penoso. Basta, per esempio, la vista di qualche cosa di brutto, tanto più basta un attentato sessuale che viene subito nella prima infanzia, perché questi engrammi si risvegliano e determinano così un malessere nella nostra vita che ci portiamo. I psicologi arrivano a penetrare dentro di noi, però fino a un certo punto. I neuropsichiatri approntano dei rimedi calmanti ed altri rimedi, però sono gli effetti soltanto del malessere che vengono raggiunti. La causa non può essere raggiunta, perché sta morto in fondo. E soltanto uno, sappiatelo bene, e soltanto uno che può raggiungere il fondo, ed è Gesù, il medico divino. Sono malesseri spirituali nostri, che si riflettono nel psichico e anche nel fisico. Persone che accusano sempre dolori qui al plesso solare,
non abbiamo le innervature di tutto il nostro sistema neurovegetativo. Persone che hanno gastrite, colite, crampi, dolori alla schiena, soprattutto dolori di testa, sono dei riflessi, delle somatizzazioni di malessere spirituale. Persone che diventano così scontrose, di malavoglia, urtate, e che nei casi più gravi si manifestano in mista di epilessia, ebbene sono malattie spirituali che hanno toccato la parte psichica. Una bellissima descrizione di questo stato l'abbiamo nel Deuteronomio, capitolo 28, e leggiamo così in parte: non c'è luogo di riposo per te, per la pianta dei tuoi piedi. Là il Signore ti dà un cuore trepidante, languore di occhi, angosce di anima. La tua vita ti è dinanzi come sospeso un filo. Temi notte e giorno e non sei sicuro della tua vita. Alla mattina tu dici: ah, se fosse sera, e alla sera dice: ah, se fosse mattina. A causa del timore che ti agita il cuore e delle cose che gli occhi vedono. Ecco, è uno stato penoso che trova riscontro in questa descrizione nel Deuteronomio. Bene, è soltanto Gesù che può guarirti e vuole guarirti. Succede che dentro di noi c'è una parte che è rimasta bambino, bambina, che si rifiuta di crescere perché non vuole affrontare la vita. C'è quel bambino riottoso che ogni tanto si risveglia, si lamenta, piange. C'è quella bambina dentro di te che piange e che vuole essere soccorsa. Ha bisogno di amore. E allora in questa sera noi chiamiamo Gesù perché scenda dentro di noi e venga in soccorso al bambino che è dentro di noi, alla bambina che è dentro di noi, che siamo noi, che siamo noi. Che ci tocchi Gesù, ci guarisca dai ricordi penosi, ci guarisca dei conflitti di cuore, risani le nostre piaghe, faccia rimarginare le nostre ferite, ci dia gioia e pace, ci risollevi dei nostri mali, ci liberi dei complessi, ci sciolga dei legami che tante volte abbiamo contratto perché siamo andati a destra e a sinistra per trovare soluzione ai nostri guai e non l'abbiamo trovato. Ecco, Gesù scende, scende questa sera dentro di noi. Lasciamo che Egli scenda, ma non scenda solo, scende con sua madre. Essa è spettatrice, perché la madre nostra è la madre di Gesù. Ecco, vogliamo un poco vivere questo momento della discesa di Gesù dentro di noi, secondo una preghiera che abbiamo trovato in un libro e che una volta tanto vogliamo provare a rivivere, perché è a forma drammatica che viene fatta. Ecco, io ripropongo una bella poesia, poi andremo alla preghiera. La poesia è di McGinnis, un sacerdote americano,
Dice così: c'era una volta un bambino prezioso agli occhi di Dio, creato per sentire, per ridere, per giocare. Ero io questo bambino prezioso agli occhi di Dio, creato per vivere, per essere, per amare. Ma non te ne sei accorto? È fuggito questo bambino. È fuggito a te stesso. Si è nascosto. Non vuole venire fuori. Era troppo triste, troppo ferito per vivere, dove l'amore non poteva esistere, dove la luce non poteva brillare. C'era una volta una bambina preziosa, agli occhi di Dio, creata per piangere, per crescere, per cantare. Eri tu, questa bambina preziosa, agli occhi di Dio, creata per conoscere, per raggiungere tutto quello che era stato creato dal buon Dio. Ma non te ne sei accorto, è fuggita, è nascosta, si è nascosta ai tuoi occhi, non la vedi più. Era troppo triste per avere fiducia in una speranza che mai sarebbe tornata a rivivere, perché sapeva che in nessun modo sarebbe tornata con gioia a giocare, a cantare, a ridere, a vivere e a non fuggire mai più. Questo bambino, questa bambina è dentro di te, nascosta o nascosto. Ma è Gesù che entra. Gesù che entra viene in questo momento dentro di te a cercare il bambino che sei tu, la bambina che sei tu. Viene a guarirla, a farla sorridere, a farla sperare e a rimetterla su. E allora l'aurora nascerà dentro di te, il sole splenderà, la vita sarà bella, perché la sanità di prima, in cui tu fosti creato, verrà nelle darti. Non sarai più malata. Sarai come sei uscita dalle mani di Dio, sana, secondo il suo progetto di amore. Permetti, fratello e sorella, che Gesù questa sera venga dentro di te a cercare questo bambino, questa bambina, e a parlare a te e a vivere dentro di te e a riportarti ad essere te stesso, ma guarito. E adesso riviviamo un po' questo dramma. Ecco, siamo in tre. Io sono Gesù. Qui c'è un orante che prega e qui c'è il narratore che narra la storia di questo bambino e di questa bambina. Ecco, diamo inizio a questa preghiera drammatica, che se noi riviviamo bene consentirà a Gesù di guarirci dalle nostre infermità, perché Lui è l'amore, perché Lui ha questa medicina che ci è venuta a mancare e questa sera ce la dà. Ecco.
Chiudiamo gli occhi e fissiamo te, Gesù. Gesù, mi hai detto di venire a te quando fossi triste, stanco o avessi bisogno di salute. Oggi ti offro il mio cuore triste, la mia anima ferita, la mia mancanza di fede. Mi costa fatica pensare al mio bambino interiore, a questo bambino che improvvisamente esce fuori, si risente e protesta. Ho tanta paura di incontrarlo, di conoscerlo e di domandargli che succede. Ho paura di ritornare a quei momenti in cui sono stata ferita, a quei momenti che hanno segnato me e lui. Gesù, prendimi per mano come un adulto e guidami all'incontro con questo bambino che è in me. Forse in questo momento ti vedi con Gesù in un parco, in una casa, in quell'angolo dove tu eri solito nasconderti, quando ti sentivi sola, bambina mia, bambino mio. Gesù, ecco, ti porta lì. Improvvisamente si ferma. Il tuo cuore batte. Batte perché sai che stai per incontrare questo bambino. Gesù sa che hai paura, ma lui ti abbraccia. Ti invita ad osservare il bambino che gioca lì. Tu puoi vedere come è represso, spaventato. Non alza gli occhi, tace. Ma Gesù sorride e lascia che tu lo guardi. Povero bambino, sei così debole e triste. Chiedi a Gesù. Gesù, devo parlargli? Gesù ti dice, sì, avvicinati a lui, chiedigli che cos'ha. Gesù, ho paura di affrontare la verità, perché ho passato la vita a costruire barriere per non soffrire. Voglio che tu sappia che io amo il tuo bambino interiore, per me unico e speciale. Sai, mio padre ha voluto che vivesse in maniera armonica ed oggi voglio guarirlo, ma ho bisogno del tuo permesso per scendere, per prenderlo tra le mie braccia. Voglio che tu creda che posso e voglio guarirlo. Perché non credi che posso guarire questo bambino? Io sono il Signore. Tu vedi solamente che c'è un passato che non puoi controllare, ma io vivo nel presente. Ti chiedo il permesso, perché io sono attento a non entrare in casa tua senza permesso. Se mi dai il permesso, posso andare in quel luogo e in quel tempo e farlo presente. Voglio farti vedere dove è nata la tua condipendenza, dove questo bambino è stato ferito. Voglio che lo chiami, che lo porti qui. Digli, vieni piccolino, vieni, e quando sarà vicino a te potrai parlargli. Sì, Gesù, desidero incontrare il mio bambino interiore. Portami da lui. Vieni, piccolino, vieni. Ah, posso vederti. Voglio dirti tante cose. Voglio che ti lasci abbracciare da Gesù. E qui, vicino al tuo cuore, voglio domandarti perdono per averti ignorato per tanti anni, per averti messa a tacere tante volte, per non averti ascoltato quando ti risentivi e volevi richiamare la mia attenzione. Perdonami, perché ancora mi costa fatica tenerti qui. Avrei preferito stare con Gesù da solo. Ma ora, di mia volontà, ti chiedo perdono. Dimmi che hai,
quando sei stato ferito? Ecco, chiediamo a Gesù che ce lo mostri. Forse sei stato ferito perché papà e mamma non ti aspettavano. Eri così sensibile che te ne sei accorto e questa è stata una grande ferita per te. Hai l'impressione di essere stato inopportuno. Forse quando la mamma ti aspettava ha cercato di disfarsi di te e hai sentito questo rifiuto. Molte volte senti di voler morire perché hanno cercato di eliminarti. Forse sei stato concepito senza amore, senza rispetto, o sei stato frutto di una violenza. Oppure non sei stato concepito coscientemente e la tua mamma ha sofferto molto mentre ti aspettava. Forse aveva molta paura perché il rapporto con tuo papà non era buono. Oppure lui se n'era già andato via e la mamma sapeva di essere sola ad affrontare la vita. Forse aspettavano un maschietto e tu eri una bambina, o viceversa. E non ti hanno accettato fin dall'inizio, e tu lo sai. La paura che senti tanto spesso è la paura che hai sperimentato al momento della nascita. La tua è stata una nascita traumatica. E io non sapevo che questo era la causa della tua grande angoscia e paura. Oppure è successo nei tuoi primi anni di vita. Piangevi e nessuno lo notava. Vi erano molti fratelli prima di te e nessuno si occupava delle tue più elementari necessità. O sei stato il primo figlio e la tua mamma non sapeva come prendersi cura di te perché era schiacciata dalla responsabilità. O non sapeva come baciarti e accarezzarti perché nessuno le aveva insegnato l'importanza di questi gesti. Può darsi che il tuo papà sia stato geloso della tua nascita e la mamma ti abbia messo da parte per prendersi cura di lui. O eri tanto piagnucolone che stancavi tua mamma con le tue esigenze. Perché piangevi tanto? Avevi qualche male? Vieni, piccolino, vieni. Ti abbraccio e ti guardo. È molto differente stare in questo mondo che nel seno della mamma. Qui si sente freddo, caldo e fame. Ora permettimi di abbracciarti e che Gesù ci abbracci facendoci uno. Dopo alcuni momenti puoi ascoltare Gesù che ti parla e ti dice: piccolo mio, tu sei mio, io ti ho chiamato per nome, permettimi di essere per te tuo papà e tua mamma. Vuoi dirsi che sei bellissimo, sei bellissima. Sai, voglio dirti la verità, ed è che io ti amo, ti ho amato sempre. Tu sei mio, tu sei mia, sono io che ho voluto la tua nascita, di concerto col Padre mio del cielo. Ho voluto che tu nascesse e sei nato e mi rallegro per la tua nascita. Vieni qui, sono io che mi prendo cura di te. Ecco, voglio accompagnarti nei tuoi primi anni, nei primi 2 anni di vita.
voglio darti la sicurezza del mio amore. Voglio che tu scopri il mondo insieme a me e soprattutto voglio abbracciarti. Voglio stare abbracciato con te perché tu hai bisogno dell'abbraccio e dell'amore. Quando ti accorgi che papà e mamma hanno problemi, non ti avvedire. Non è colpa tua. Sono problemi loro. Tu non ne sei responsabile. Ricorda che essi pure sono miei. Sono creature mie. Affidali a me. Abbandonali a me, al mio cuore. Pensano io a tuo padre e tua madre. Sono creature mie che hanno bisogno di me. Non voglio che tu ti carichi dei problemi altrui. Sai, il Padre dei Cieli ti ama da prima che tu fossi nel ventre di tua madre. Non sai che sei venuto al mondo perché egli lo ha stabilito fin dall'eternità. Tra tutti gli esseri possibili ha individuato te e ha voluto te. Sei stato del tutto opportuno perché il Padre ti ha voluto nel giorno e nel momento in cui fossi concepito e sei nato. Quando senti che i tuoi rumori ti spaventano, non temere, vieni da me. Se nei tuoi primi 5 anni ti sei sentito solo, voglio che tu sappia che io sono sempre con te. Forse la paura che provi di notte è causata da ricordi dei giorni in cui tuo papà tornava a casa ubriaco o stanco e umiliava tua mamma e te e i tuoi fratelli. Ti ricordi? A volte tua mamma gridava e aggrediva tuo papà, alle volte c'erano anche botte, grida, e tu temevi. Adesso ti senti sudice, indegno, provi una tale vergogna che non vuoi neanche ricordartene. Forse ti senti colpevole di tutto ciò, ma sappi, piccolo mio, che tu non eri colpevole. Ti sei addossate le colpe che non avevi e sei stato nel gemito come se fossi colpevole ed innocente. La colpa non era tua. Adesso sei pulito, come ti vedi il Padre mio, fin dall'eternità, perché mio Padre, quando ti ha progettato, ti ha fatto bello, pulito, smagliante. Perdona tuo papà, perdona tua mamma, perché non hanno saputo curarti come figlio, come figlia. Ricordati, tu non sei colpevole. Questo complesso di colpa che porti non ti appartiene. Vieni, guarda papà, guarda la mamma, anch'esse sono ferite. Mamma prende molte pasticche, non sai. Beve quanto beve papà. In questo modo tutti e due fuggono dei loro dispiaceri perché non sanno affrontare la realtà. Io adesso voglio abbracciarti in questo momento della tua vita. Forse tutto questo ti è capitato
con un fratello, con una sorella. E quello che è cominciato come una curiosità naturale per conoscere i vostri corpi si è cambiato in qualcosa di differente e vi siete mancati di rispetto. Ti senti colpevole, sporco, sporca e non puoi evitarlo. Guarda, non ti fermarti a contemplare la tua mancanza, il tuo peccato. Mio padre ti conosce, è lui che ha creato il tuo corpo. Egli conosce la tua curiosità naturale per scoprirlo e sa che hai esagerato, ma ti perdona ed io pure ti perdono. Non pensarci più. Forse hai ricevuto molto male nella scuola. Ricordi quando era a scuola, i primi anni, quando sei andata all'asilo e poi alla scuola elementare. Nel momento in cui vi sei entrato, sono successe molte cose che ti hanno ferito. Per tutto il cambiamento dalla tua casa alla scuola, le difficoltà di adattamento. Sei entrato in un altro mondo, nel mondo scolare, altri visi, non più quello della mamma o del papà, altri compagni, non i fratelli, non le sorelle. Sei entrato in un mondo di competizione, hai visto cosa significa essere paragonata agli altri. Lì hai dovuto affrontare persone difficili, insegnanti difficili, poco comprensivi, e alunni che non ti volevano, e altri che tu non volevi. Eppure hai dovuto sopportare scherzi, ti hanno preso in giro, qualche insegnante ti ha preso in giro, tanti compagni ti hanno preso in giro, e tu hai sofferto. E poi i compiti. Non tutto ti è andato bene, ti hanno considerato poco come persona, e poco valido. Erano importanti solo i successi e si sottolineavano le sconfitte. Non avevi diritto di essere te stesso. E quante volte sei tornato a casa sentendoti ignorante. Perché gli altri ti dicevano così, che eri ignorante, mentre non era così. Avevi trovato difficoltà ad apprendere qualche cosa. E così si generava in te la ribellione, l'invidia, la rabbia, che adesso tante volte ti tormentano. Alle volte tu ti ribelli, a volte sei mosso dall'invidia, e poi sei sempre arrabbiato e qualche volta sei triste, molto triste. Ti sento un fallito. E da quel momento che ha origine la tua ribellione di ora, la tua invidia, la tua rabbia, la tua tristezza, il tuo ripiegamento su te stesso, la sensazione di fallimento. Ma voglio che tu sappia che tutto quello che hanno fatto a te lo hanno fatto anche a me. Voglio dirti che la scuola avrebbe dovuto essere un luogo di incontro con persone adatte ad insegnare, adatte ad amare, ma non è stato così. E io ti accetto come sei. Bambina mia, io ti conosco e mi rallegro di averti qui. Non ti considero per le tue qualifiche o per i tuoi trionfi, ma per te stesso. Tu vali per me, a prescindere da tutto, dai tuoi successi o dai tuoi insuccessi, perché io ti amo e sei mio.
Forse ti tormenti il ricordo di non essere stato in casa il figlio che papà e mamma si aspettavano, perché non hai soddisfatto le loro aspettative. E stavi sempre male. Essi si credevano perfetti, e tu eri sempre imperfetto, capriccioso, un bambino che non valeva niente, cattivo, e consideravano gli altri fratelli come modelli. Ti dicevano, guarda tuo fratello, guarda tua sorella, e tu non eri all'altezza di tuo fratello, di tua sorella, e per questo non hai mai raggiunto le mete che ti hanno imposte, e ti sentivi sempre dire, ci hai deluso, sei un fallimento, sei un problema per noi, qualche volta ti hanno detto, sei un disastro. E sei triste per questo. I ricordi vengono a galla tante, tante volte. Ma voglio che oggi tu ti renda conto di quanto vali. Tu non vali per queste cose, vali perché porti la mia immagine, sei mio. Se così non fosse, non saresti qui oggi, io non ti avrei creato. Io so che puoi. Papà e mamma hanno il loro modo di essere e di agire e di giudicare. Ti giudicano secondo i loro schemi. Non capiscono che sei differente, che sei diverso, perché ognuno è diverso dall'altro. Sei sensibile, recepisci tutto. Ho messo in te qualcosa di irripetibile. Tu sei unico. Non c'è un altro uguale a te, ed è questo non essere uguale a nessuno che io amo. Tu sei un'opera meravigliosa, unica. Ma può darsi che hai rubato in casa, quando avevi 5 anni, 6 anni, 7 anni, hai cominciato a rubacchiare e poi hai mentito. Hanno avuto il coraggio di dire che avevi rubato, hai incolpato gli altri. Sei stato male perché ti hanno detto che non confessare tutto era una cosa cattiva e la confessione era sacrilega. Oggi affidami tutto questo. Chiedimi perdono per aver preso quello che non era tuo, che non ti aspettavo, che non è giusto che tu toccassi. Sai, io ti perdono, io non ti giudico, soltanto che tu sei giudicato e condannato. Desidero semplicemente che tu non lo faccia più e non pensare a quello che è avvenuto. Eri piccolo, forse sei rimasto solo. Sei rimasto solo perché papà e mamma sono morti. Magari all'improvviso, quando me ne ti aspettavi, in una maniera che non ti aspettavi, hai avuto tanta paura nel futuro, nella solitudine, hai sentito risentimento, tristezza per questo fatto. Ti sei sentito adulto, carico di responsabilità superiori alla tua età. E hai sofferto, sofferto tanto. Adesso lascia che io tagli con la mia potenza il legame di dipendenza che hai con il tuo papà e la mamma causato da questo trauma. Oggi tu sei libero e devi lasciarti liberare, devi lasciare libero tuo padre e tua madre, non devi dipendere così psicologicamente da loro,
Tu sei un uomo libero, anch'essi sono, e devono restare uomini liberi. Tu solo hai la responsabilità della tua vita. Forse nessuno nell'adolescenza ti ha spiegato queste cose, perché mio padre ha creato l'uomo e ha creato la donna in maniera diversa. Può darsi che qualche amico o conoscente ti abbia dato spiegazioni sbagliate o morbose sulla tua sessualità, e questo ti ha sconcertato, ha marchiato la tua vita. Ora, bambino mio, siedi accanto a me e ascolta quello che mia madre, che è qui vicino a te, quello che mia madre ti dice, ed io possiamo dirti sulla tua sessualità. Vogliamo che tu scordi e perdoni tutti quelli che in questo campo ti hanno fatto del male o ti hanno scandalizzato. Perdonami, perché non sapevano quello che facevano. Sai, sei prezioso ai miei occhi e io voglio ricostruirti, bello, meraviglioso, secondo il progetto di mio padre. Permettimi allora di parlare al tuo cuore, di mostrarti ed insegnarti ciò che hai bisogno di conoscere. Sei rimasto piccolo, troppo piccolo, perché non ti hanno mai detto niente, non ti hanno aiutato a crescere, e per questo hai preso strade sbagliate. Hai cominciato a reagire, a controllare, a dipendere. Non sei maturato emotivamente a causa di tutte le esperienze negative che hai vissuto. Ma oggi voglio farti vedere come e quando è iniziata la tua codipendenza, perché io ti voglio bene e voglio che tu sii nella pace, nella gioia, nella pienezza della salute. Ed ora, miei cari, ascoltate nel vostro cuore la voce dello Spirito Santo, che rivela quel che riguarda ognuno personalmente. Ecco, io sono nel tuo cuore, sono nel mondo dei sentimenti. Voglio che tu impari a sentire. Sono sentimenti di paura dell'abbandono? Oppure sono sentimenti di coraggio? Sono sentimenti di impotenza, di frustrazione. Può darsi che siano sentimenti del rifiuto della tua persona. Dai un nome a quello che provi nel più profondo di te stesso. Abbi coraggio di chiamare per nome e di riconoscere questi tuoi sentimenti. Ora che sei cosciente di questo bambino interiore che è in te e che geme e che è spaurito, abbraccialo e fammi continuare a guarirlo, perché sai, io voglio guarirti. Tu devi stare bene. Ciò che lui sente e quello che tu stai provando sono la stessa cosa. Consola questo tuo bambino che è dentro di te, consola te stessi in questo bambino, di che lo comprendi, che nella tua vita hai provato le stesse cose senza capire cosa fossero.
questi sentimenti hanno manipolato la tua vita fino ad oggi. Non è tanto quello che ti hanno fatto, quanto quello che ti è successo con i tuoi sentimenti. E accetta di averli, non reprimerli. Sono sentimenti tuoi. Dì al tuo bambino interiore che perdoni per tutte le volte che ti ha dato fastidio. Perdona te stesso per i tuoi sentimenti. Perdona quel bambino che sei tu, quella bambina che sei tu, e allo stesso tempo chiedigli perdono per averli ignorato e negato. Digli che lo accetti e che vuoi essere uno con lui, uno col tuo bambino, uno con la tua bambina. Quel bambino sei tu, quella bambina sei tu. Sì, Gesù, oggi di fronte a te e con te accetto il mio bambino interiore. Siamo qui impotenti, feriti, spaventati, perché in un abbraccio d'amore tu ci faccia uno. Sì, fammi abbracciare profondamente questo bambino che c'è in te, e in questo abbraccio voglio donargli tutta l'allegria, tutto l'amore e l'accettazione di cui ha bisogno. Permettimi di guarire tutti i momenti in cui è stato ferito, ma ora voglio anche che lo aiuti a crescere in te fino a farsi adulto. Voglio che tu e lui siate uno, come mio padre ed io siamo uno. Affida, Gesù, tutta la tua tristezza di questo bambino, di questa bambina. Digli che prenda a lui tutti i suoi sentimenti, perché tu non ne sei capace. Di al tuo bambino, di alla tua bambina che l'ami, che l'accetti, che vuoi che continui a crescere, a maturare e per dare molto frutto, e che ora vuoi dargli tutto quello che gli è mancato. Guarda, Gesù ti affida in questo momento a questa bambina. Abbraccialo con amore, con un'accettazione completa che prima non avevi. Ora siete uno e tu puoi dirgli ora: bambino mio, ti amo e ti accetto. Voglio aiutarti a crescere, a maturare. Non sei meno di nessuno, sei semplicemente tu. Ti amo e poiché voglio che cresca, desidero insegnarti. Voglio parlarti nella verità, ma voglio che permetti di dirmi quello che non ti piace in me. Perdonami di non essermi reso conto della richiesta di attenzione che mi hai fatto. Ora Gesù si ferma, ti abbraccia e ti dice: sono venuto a sanare le ferite, sono venuto a risanare gli infermi, ho affidato la mia vita a tutti coloro che l'accettano. Non sono venuto per i giusti, sono venuto invece per i deboli, i peccatori. Se tu mi dici sì, oggi io ti posso guarire e ti voglio guarire. Ora fermati, fermati davanti a Gesù e digli con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo amore, sì, lasciati abbracciare da Lui.
ricevi la tua pace e ricevi la sua gloria. Amen. Alleluia. Ecco un momento di silenzio. Visualizziamo Gesù dentro di noi con sua madre. Egli terge tutte le piaghe. Egli cicatrizza nel suo amore tutte le tue ferite. Egli ti libera da tutti i legami, da tutti i complessi. Guarisce, vivi, egli ti dice: sono venuto qui questa sera per guarirti. Io risano il tuo mondo interiore. Quel bambino, quella bambina, sei tu. Sei una cosa sola con questo bambino ferito, con questa bambina ferita. Ma io ho risanato questo bambino, questa bambina. Fa pace con te stesso. Accettati così come sei. Fa che cresca adesso con te, unita a te, una cosa sola con te. Questo bambino, questa bambina, dimentica il passato. Adesso è nata una cosa nuova in me. Se qualcuno in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate. Non te ne accorgi? Ecco il canto. Non ricordare più le cose passate.